grandissimo personaggio all'interno dello stadio di San Siro questo weekend. Chi c'era? Peppa Pig. No, non ci credo. Signori, sì. Ritorno di Peppa. Ciao, sono Peppa Pig. E questa è la Peppercina Cristiano. Amici. E questi sono i miei cuginetti Paolo Pig, la zebra Riccardo, la tortora Tortorella, e poi c'è Susi Pecora, il capra Mengaggi, Topa Federica e Robertino Pig. Susi Pecora. Questo weekend eravamo indecisi, non sapevamo proprio che cosa andare a vedere. La Primilitello sarebbe voluta andare a vedere il suo cantante preferito, Fausto Maiali. Fausto Maiali. Maiali. Sì. Dice faccia tutte le canzoni da Io amo a Mi manchi. Andiamo, poi è gratis in piazza, venite a casa mia a pranzo e si decide. Siamo andati a casa di lei per Cristiano per pranzo, abbiamo passato i primi 40 minuti a guardarci in faccia nel silenzio con un'oliva nel piatto. Un'oliva. Siete pieni? Cosa volete? Che vi prepari da mangiare qualcosa? Ve l'ho detto, venite, si sta insieme e ci teniamo leggeri. Siete troppi. Ha detto è anche ripiena, c'è pure il nocciolo, mangiatelo. Aspettate, ma Tortorella e Zebra Riccardo devono dirci qualcosa. Giusto, ha detto, ho un'idea incredibile, andiamo al concerto di Taylor Swift. Così, all'ultimo momento, un attimo, no? Una mia amica vende biglietti. Ma siete pazzi, io non conosco una canzone. Vuoi mettere Taylor Swift con Fausto Maiali? Piuttosto vado a vedere le cover, la cover band di Tony F e canta senza autotune. È molto da Cristiano questa cosa, sì. Ma Susi Pecora ha chiamato subito l'amica con i biglietti di Taylor Swift. Ehi, pronto, ciccia? La Maionchi, bravo. Ho due biglietti per Taylor Swift, ma li posso mettere 4.500 euro. E la mamma. Paolo Pig ha avuto un malore mentre mangiava un silos di arrosticini. Però. Senti Ciccio, quanto pensavi di spendere? Non mi rompere le mani, andate a vedere Taylor Swift su Televideo, va? Per fortuna, fuori dallo stadio, a San Siro, siamo riusciti a trovare dei biglietti a poco prezzo. Salve, sono il tasso Giancarlo Bastiarelli. No. Io vi posso vendere 10 biglietti per il concerto di Taylor in Curva Nord. E trovate Bagarinelli, magari 10 biglietti che trovate seguendo la A1 direzione Cinisello Balsamo, da valutare le condizioni del tempo parzialmente nuvoloso. In realtà sono i biglietti dell'amichevole Provercelli Pergo Crema, ma se non se ne accorge nessuno. Facci entrare, Giancarlo. Sì, ho un amico che lavora per la sicurezza. Ho che bello! Siamo riusciti a entrare guardandoci tutto il concerto. È stato bellissimo quando Taylor, a metà concerto, ha urlato al microfono: Thank you, Andrew Mandino! Che bello! Ma scusate, ma cos'è un sequestro? Quando finisce? Sono 8 ore che sono chiuso lì dentro! Ma quando canta Cicale? Non mi ha capito. È un'altra quella. Stavamo per andare a conoscere Taylor di persona quando Paolo Pig, fuori dai camerini, ha chiesto il perché ci fosse lei a cantare quando nel biglietto c'era scritto partita amichevole Provercelli per Gocrema. Esatto. Così ci hanno cacciati, ma alla fine vissero maialini e contenti. Ma che bellezza. Ti auguro davvero bello. Ti auguro che non facciano mai la serie di Trippa Pig, perché vuol dire che è finita proprio. È finita male. È finita male.